Anche nell'aria che lambisce i ghiacci polari e le montagne più alte del mondo sono arrivati i veleni della civiltà industriale. Risulta da uno studio condotto dal gruppo Aree Remote, un'equipe di tossicologi ambientali delle università di Siena e di Milano, che da alcuni anni studia i livelli minimi di inquinamento nelle aree più remote del pianeta. Per millenni l'uomo ha vissuto in equilibrio con l'aria che lo circonda. In Asia, per esempio, la cremazione dei defunti riconduce nell'aria il destino di ogni uomo, la stessa aria in cui sventolano le bandierine votive con le preghiere dei buddhisti nepalesi. Oggi però l'equilibrio che l'uomo ha mantenuto per millenni con l'aria che lo circonda è sempre più compromesso. Migliaia di sostanze prodotte dalla società industriale vengono immesse nell'atmosfera, modificando la sua stessa composizione. La Terra è diventata come un'enorme provetta in cui l'uomo ha gettato troppi reagenti senza preoccuparsi del risultato finale. È in corso un involontario esperimento chimico globale di cui non conosciamo le conseguenze e che non risparmia nemmeno i più remoti angoli del pianeta. Qui siamo sulle Alpi a quasi 3.000 metri di quota. Potremmo pensare di respirare un'aria assolutamente pura, ma non è proprio così. Nei boschi alpini cominciano a vedersi gli effetti delle piogge acide, nei ghiacciai è fedelmente registrata la radioattività delle esplosioni nucleari avvenute magari a migliaia di chilometri da qui, nei laghetti alpini, nei pesci, nei licheni d'alta quota si possono dosare decine di composti chimici come per esempio i pesticidi, il DDT e l'indano usati magari a migliaia di chilometri da qui. Le sostanze che arrivano quassù trasportate dall'atmosfera ormai sono controllabili soltanto intervenendo su scala planetaria. Molte molecole, infatti, una volta scappate di mano, non conoscono più confini né di stati né di continenti. Se la Terra comincia a essere un pianeta intossicato, le città, le zone più popolate, sono i punti dove l'intossicazione e la malattia è più acuta. Però è importante studiare anche quelle aree dove l'intossicazione non è ancora malattia ma potrebbe diventarlo, come per esempio queste montagne che sono ancora le aree più sane. È proprio da qui che infatti potrebbero venire gli allarmi precoci per correre in tempo ai ripari. All'Università di Siena e di Milano abbiamo iniziato un programma di ricerca che studia le tracce di inquinamento proprio nelle zone meno popolate del pianeta. Dalle montagne europee l'equipe si è spostata sull'Himalaya nepalese, facendo una breve sosta a Nuova Delhi per misurare l'inquinamento dell'aria e dei vegetali anche in una zona dell'Asia densamente popolata. Ciò permette di comparare in uno stesso continente il diverso inquinamento delle aree industrializzate e di quelle meno abitate. Il Nepal è uno degli stati più poveri e meno industrializzati. Fino all'ultimo ventennio, la società nepalese è rimasta quasi isolata dal resto del mondo, fedele alle tradizioni di una civiltà millenaria. In Nepal, l'industria rappresenta solo l'1% dell'economia. 9 abitanti su 10 lavorano nei campi con tecniche ancora primitive. La maggioranza dei contadini vive in zone di alta montagna che riesce a coltivare con un laborioso lavoro di terrazzamento e di irrigazione. Questo è il paese delle montagne per eccellenza. Buona parte della catena himalayana si trova qui con il monte Everest e con altre 7 montagne più alte di 8.000 metri. Proprio le pendici di uno di questi giganti sono la meta della spedizione. Si tratta del monte Makalu, che con i suoi 8.481 metri è la quinta montagna della Terra, distante solo una decina di chilometri dal monte Everest. Per più di 200 chilometri il tragitto è percorso a piedi, con l'aiuto dei portatori nepalesi. Risalendo verso il Makalu, lungo la vallata del fiume Arun, si attraversano zone a clima subtropicale. Man mano che si procede, la temperatura e la vegetazione cambiano con l'aumentare della quota. Lungo tutto l'itinerario vengono raccolti campioni di foglie, muschi e licheni che verranno poi analizzati in laboratorio. Nei vegetali di questa regione sono state trovate tracce di sostanze di uso industriale e di diversi pesticidi che non vengono usati in questa zona.
Si sono potute constatare diverse analogie tra la miscela di sostanze inquinanti trovate nei vegetali delle montagne himalayane e quella misurata nelle pianure urbanizzate dell'India. Ne risulta così una sorta di impronta digitale dell'inquinamento, abbastanza caratteristica in ogni continente o regione omogenea. Lo studio si è concentrato su una particolare famiglia di prodotti chimici, gli idrocarburi organoclorurati. Queste sostanze sono particolarmente importanti non solo perché sono state immesse nell'ecosfera in milioni di tonnellate, ma anche perché costituiscono un ottimo esempio per cercare di capire il destino globale di alcune molecole e il loro modo di diffondersi sul pianeta. Le sostanze studiate non sono tutte quelle immesse dall'uomo nell'atmosfera, ma soltanto alcune che sono però particolarmente importanti perché sono resistenti alla degradazione e poi perché sono abbastanza volatili da essere trasportate dall'aria e da diffondersi nell'atmosfera dell'intero pianeta. Alcune di queste sono usate in agricoltura come pesticidi, DDT, l'indano ed altri, altre sono invece usate nell'industria come i PCB o l'esaclorobenzene. Soprattutto molte di queste sostanze sono state prodotte in quantità tali da creare un vero problema di dimensioni planetarie. Alcune sono state prodotte in milioni di tonnellate e pian piano si sono diffuse nell'ambiente terrestre, contaminandone in pratica tutti i comparti, l'aria, l'acqua e tutti gli organismi viventi. Probabilmente oggi non esiste un pinguino dell'Antartide, una foca della Groenlandia o un pesce di profondità del Pacifico che non contengano nei loro tessuti tracce di alcuni di questi composti chimici. Anche i vegetali di tutto il pianeta sono contaminati perché le piante, respirando l'aria, trattengono alcuni di questi inquinanti e in particolare quelli che stiamo studiando. Ecco quindi che i vegetali sono un prezioso indicatore proprio della contaminazione dell'atmosfera. Dai vegetali dell'Himalaya a quelli delle montagne di un altro continente. Il monte Kenya, con i suoi 5.200 metri, è la seconda montagna dell'Africa. I vegetali più tipici di questa regione sono le lobelie e i seneci, piante erbacee che in questa zona presentano il fenomeno del gigantismo, raggiungendo anche 6 metri di altezza e qualche secolo di longevità. Assieme ai vicini monti Elgon e Kilimanjaro, il Monte Kenya è una sorta di arcipelago Galapagos dell'Africa, perché la quota e il clima particolare ne hanno fatto un ecosistema quasi isolato in mezzo all'oceano verde della foresta equatoriale. Sono un centinaio le specie animali e vegetali che esistono solo intorno al Monte Kenya. Nella capitale del Kenya, Nairobi, vi è la sede mondiale dell'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Uno dei suoi organismi di punta è il GEMS, che significa Sistema di Monitoraggio dell'Ambiente Globale. Il GEMS coordina mondialmente gli studi sul clima del pianeta, la gestione delle risorse rinnovabili, l'inquinamento degli oceani e dell'atmosfera e il suo effetto sull'uomo, sulle altre specie e sugli ecosistemi. Ma vediamo di capire qual è l'interesse del GEMS per questa regione. We have a great interest in Mount Kenya. Abbiamo un grande interesse per il Monte Kenya. Personalmente ci sono anche stato parecchie volte. Si tratta di una montagna tropicale a cavallo dell'equatore in una posizione molto interessante. Il GEMS ha finanziato uno studio di fattibilità dettagliato per installare sulla vetta del Monte Kenya una stazione di monitoraggio dell'inquinamento globale come quelle che abbiamo per esempio al Polo Sud o alle Hawaii. Sarebbe importante poter misurare da lassù l'inquinamento in questa parte del continente africano.
In attesa del progettato osservatorio delle Nazioni Unite, un modo per ottenere qualche dato sull'inquinamento in alta quota è quello di arrampicarsi fin sulla vetta del Monte Kenya, salendo lungo uno dei suoi itinerari più belli, il Canalone del Diamante. Pur trovandosi a cavallo dell'equatore, le pendici del Monte Kenya sono parzialmente ricoperte da ghiacciai perenni. Alla metà del secolo scorso, i suoi scopritori lo avevano paragonato a un diamante innevato che svetta dalle foreste tropicali. Una notizia che destò incredulità e che fu confermata solo dopo la visita di altri esploratori. I ghiacciai equatoriali che avevano suscitato tanto stupore erano molto più estesi di quelli di oggi. Ma come nel resto del pianeta, anche sul Monte Kenya, i ghiacciai si stanno gradualmente ritirando. Dalle misurazioni fatte in altri continenti, era inaspettatamente risultato che i vegetali prelevati in alcuni dei punti più remoti e più freddi erano più inquinati di quelli raccolti in zone tropicali come l'Amazzonia, l'Africa occidentale o il Borneo. Il Monte Kenya era perciò stato scelto come esempio ideale per confrontare in una stessa zona il diverso grado di inquinamento dovuto alle differenze di temperature. Anche in Kenya i vegetali sono stati raccolti a diverse quote, lungo la marcia di avvicinamento, sulle pendici e infine anche sulla vetta, a 5200 metri di quota. In tutti i campioni prelevati abbiamo trovato tracce di DDT, lindano e altri pesticidi. Ma per certe sostanze, come per esempio l'esaclorobenzene, i licheni raccolti sulla vetta risultavano più contaminati dei vegetali raccolti nei sobborghi industriali di Nairobi. Perché proprio il Monte Kenya, professore? Si tratta di una montagna isolata che risponde ai criteri per installare una stazione di monitoraggio globale. L'inquinamento che le correnti atmosferiche trasportano lassù non proviene da Nairobi o dalle zone industriali dell'Africa orientale, ma da molto più lontano. In altre parole, il Monte Kenya è un'isola nell'aria, una vera area remota. Sono molto favorevole a coinvolgere le spedizioni private in queste ricerche. È molto difficile per noi raggiungere le aree remote per raccogliere i dati necessari, perché non ne abbiamo i mezzi. Ciò che ci serve è il prelievo di campioni vegetali che può essere fatto da chiunque dopo una breve istruzione. L'importante è che vengano inviati ad un laboratorio adeguato i dati relativi al luogo e alla data di prelievo. Dopo aver raccolto campioni sulle montagne dell'Asia e dell'Africa, si è passati a esaminare la situazione delle regioni polari. Nel nord della Groenlandia sono gli eschimesi di Kanak a guidare la spedizione fino al limite delle loro zone di caccia. Per continuare fino al polo nord geomagnetico, gli esploratori si sono serviti unicamente dei loro mezzi, gli sci e una piccola slitta. Per il loro isolamento, le regioni polari sono un'area ideale per gli studi, volti a individuare le zone del pianeta meno inquinate. Qui il termometro segna spesso 40 gradi sotto zero, ma durante la spedizione è sceso anche fino a meno 59. In queste condizioni, un equipaggiamento perfetto è una condizione fondamentale per sopravvivere. Per la severità del loro clima,
le regioni polari sono state le ultime a essere esplorate dall'uomo. Per lo stesso motivo sono anche le meno abitate. Mentre al Polo Sud non esistono popolazioni indigene, l'Artico è invece abitato da alcune decine di migliaia di eschimesi. Anche se alcuni dei loro villaggi hanno subito negli ultimi 20 anni la brusca irruzione della società tecnologica, buona parte degli eschimesi vive ancora utilizzando tecniche ingegnose, ma elementari. Qui si vive solo di caccia e di pesca, ed essendo l'agricoltura del tutto impraticabile, gli antiparassitari sicuramente non vengono impiegati. Ma anche qui si è riusciti a riconoscere e a dosare una decina di diversi composti chimici, quasi tutti pesticidi, trasportati nell'Artico dalla circolazione atmosferica. Per quanto remota e inospitale, è pure vero che questa regione è circondata dall'Europa, dalla Russia e dal Nord America, cioè dalle zone più industrializzate. Dunque, è un buon indicatore dell'inquinamento proveniente dal resto del mondo. L'area più isolata del pianeta, quella che dovrebbe in teoria essere la meno contaminata, non è quindi il Polo Nord, ma piuttosto il Polo Sud. Anche per raggiungere l'Antartide, l'equipe di ricerca ha utilizzato mezzi leggeri e autonomi. In questo caso due piccoli velieri d'acciaio, specialmente concepiti per la navigazione polare. La regione antartica si trova in un emisfero molto meno industrializzato di quello settentrionale ed è lontana migliaia di chilometri dagli altri continenti. Da questi la separa una fascia di oceani tempestosi che ne fanno un habitat parzialmente isolato, popolato solo da pochissime specie e perciò molto vulnerabile. La presenza umana risale a meno di un secolo fa ed è provvisoria, limitandosi a qualche migliaio di persone che si avvicendano nelle basi scientifiche. Eppure, anche in questi ghiacci, nei pesci, negli uccelli, nelle foche, nei licheni, vi sono tracce di sostanze chimiche provenienti dagli altri continenti. Da qui sono arrivati i primi allarmi sulla diffusione globale di alcuni inquinanti, come il DDT o i clorofluorocarburi. Anche questa scoperta, come quella del buco nell'ozono antartico, ci indica che le conseguenze dell'inquinamento chimico globale si manifestano spesso dove meno ce lo aspettiamo. Alla fine di questo piccolo giro del mondo, la preziosa opportunità di analizzare tutti i campioni, secondo un comune disegno di ricerca, ha permesso di giungere ad alcune importanti conclusioni. La prima è che queste molecole si muovono mediante il cosiddetto effetto cavalletta, e cioè per evaporazioni e deposizioni successive, e tendono ad andare dalle zone più tecnologizzate, dove vengono utilizzati e consumati, alle zone più remote. La seconda, che le aree fredde non sono, come si credeva fino a qualche tempo fa, le aree più pulite. Sono dei condensatori di queste molecole e di conseguenza tendono a concentrare queste molecole. Vediamo più precisamente. Nell'Africa dell'Ovest e nell'Africa dell'Est non abbiamo mai trovato l'esaclorobenzene, che invece abbiamo trovato abbondantemente in Antartide. Ed è rappresentato in questo grafico dal rosso. Non si usa in nessuno di questi paesi, ma come mai lo abbiamo trovato in Antartide? Abbiamo pensato che l'unica differenza è la temperatura. Abbiamo cercato conferma analizzando il condensatore freddo più vicino in Africa, ed è il Monte Kenya, e abbiamo trovato l'esaclorobenzene. Abbiamo confermato questo stesso tipo di ritrovamento analizzando dei campioni che venivano dall'Everest. Per l'uso indiscriminato che si è fatto sinora di molte sostanze chimiche, sarà utile che ancora per molto tempo qualcuno si spinga negli angoli più remoti del pianeta
alla ricerca di quelle molecole che ci sono, per così dire, scappate di mano. Perché questo non avvenga più, prima di immettere una nuova sostanza nell'ecosfera, dovremo imparare a chiederci dove andrà a finire e dovremo vincolarne strettamente l'uso per evitare che sfugga al nostro controllo. Solo così sarà possibile approfittare ancora in futuro dei benefici della chimica senza fare del nostro pianeta una provetta da esperimento.